Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi chiudiamo con i video dedicati alla Super Mario 3D All Stars, perché dopo un intenso weekend di gioco vorrei dire la mia su questa collection e cercare di mettere un punto su tutta la discussione che si è venuta a creare intorno a come Nintendo abbia gestito l'operazione. Si tratta ovviamente della mia personale opinione e non prendetela come una verità assoluta. Ho cercato però di essere il più oggettivo possibile, esaminando la questione da tre punti di vista ben distinti: la qualità dei giochi in sé, la qualità delle tre remaster rispetto agli originali e l'offerta complessiva di questa raccolta. Sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate e questa volta più che mai vi aspetto nei commenti per discuterne pacatamente assieme. Inoltre da oggi mi troverete dalle 15 in live sul sito Viola, dove porterò un po' di gameplay della All Stars. Vi lascio il link in descrizione. Ora, prima di partire, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Il primo punto su cui secondo me va fatta assolutamente chiarezza è la questione emulazione. Molti, appena appreso che si trattava di giochi emulati e non di porting, si sono indignati e hanno subito bollato la 3D All Stars come un'operazione pigra e svogliata, messa su esclusivamente per vendere il più possibile col minimo sforzo. Ma che differenza c'è tra un gioco emulato e un porting? Senza scendere eccessivamente in dei tecnicismi, l'emulatore è un software che simula l'hardware originale su cui vengono fatte girare delle ROM, ovvero dei file che contengono i giochi presi dai supporti iniziali, ad esempio le cartucce del Nintendo 64 o i mini dischi del GameCube. All'interno della 3D All Stars, i dataminer hanno trovato due emulatori, uno per il Nintendo 64 e l'altro per il GameCube e Wii, che sostanzialmente simulano le console all'interno della Switch e permettono di riprodurre le ROM nel modo più fedele possibile. È chiaro che le possibilità di intervento sono, almeno in teoria, limitate, perché vanno a modificare i parametri dell'emulazione e non del gioco in sé. Insomma, tutti quanti sarà capitato prima o poi di smanettare su PC con un emulatore e sapete benissimo che si possono ottenere risultati che vanno ben oltre le capacità dell'hardware originale, applicando filtri alle texture, migliorando la risoluzione e incrementando il frame rate. Ma Nintendo è la proprietaria di questi giochi e dispone sicuramente del codice sorgente di tutti e tre i titoli. Il porting sarebbe stata un'operazione sicuramente più complessa da portare avanti, ma che avrebbe potuto garantire un maggiore controllo sull'aggiornamento dei software. Questo perché col porting si prende il gioco originale e se ne riscrive il codice, adattandolo al nuovo hardware, in questo caso la Switch. Quindi potremmo dire superficialmente che Nintendo è stata pigra, perché ha scelto la strada facile dell'emulazione. Ma le cose non sono semplici come vi immaginate, non è che i programmatori hanno preso delle ROM e le hanno schiaffate sul Dolphin alzando i setting al massimo. Dietro alla 3D All Stars c'è un lavoro complesso, ma purtroppo non rifinito. Innanzitutto si tratta di due emulatori proprietari sviluppati dalla divisione nerd di Nintendo, che sarebbe poi quella europea che si è occupata delle console Classic Mini. L'approccio all'emulazione mostra grandi potenzialità e delle scelte sicuramente non convenzionali. Per Galaxy, ad esempio, è stata scelta una via ibrida tra il porting e l'emulazione, mentre l'emulatore del Nintendo 64 ha al suo interno degli script Lua, che permettono delle modifiche in tempo reale al codice di gioco. Tutte le texture modificate in alta risoluzione, come il logo del cappello di Mario o i quadri Boo nella Big Boo Zone, prendono il posto delle originali con degli script che le richiamano al momento, una qualità che garantisce una certa elasticità all'emulatore, il che apre degli scenari interessantissimi di cui discuteremo in seguito. Insomma, l'emulazione non è da condannare a prescindere, anzi è una scelta perfettamente sensata se lo scopo della collection è quello di proporre un'esperienza quanto più fedele agli hardware originali, e le tre remaster presentano tante piccole accortezze che dimostrano una certa cura nel riproporre questi tre grandi classici del platform. Peccato però che per ogni passo in avanti ce ne sia uno indietro che lascia l'amaro in bocca. L'HUD aggiornato in Super Mario 64, così come le nuove texture, sembrano solo l'inizio di un lavoro lasciato a metà, che si sarebbe dovuto concludere con il supporto ai 60 fps e un'immagine in 16 noni piuttosto che in 4 terzi con le bande laterali a schermo. Sunshine
giova sicuramente del widescreen, dove ora l'HUD ingombrante non copre più una porzione significativa dello schermo, ma anche qui è quasi inaccettabile il frame rate bloccato a 30 fps, non sempre stabili. Ottimo l'essere riusciti ad aumentare di tanto la risoluzione dei filmati pre-renderizzati, peccato siano stati zoomati e croppati per adattarli al nuovo rapporto di visualizzazione. In generale Sunshine è una vera gioia per gli occhi e la qualità visiva generale fa un salto in avanti netto rispetto all'esperienza per GameCube, però, e questo è un difetto un po' di tutte le remaster, e mi viene in mente come esempio la versione in HD di Resident Evil 4, quando si guadagna così tanto in chiarezza, diventano molto più visibili difetti che prima erano amalgamati in modo più coerente. In Super Mario 64 è ancora più netto lo stacco tra le texture in HD e le foto che compongono le skybox di gioco, mentre in Sunshine ci si rende conto che le animazioni dei personaggi in lontananza si bloccano e partono solo quando ci avviciniamo ad essi. Poi è ingiustificabile la presenza a schermo dell'icona del tasto X del GameCube. Per esempio, nella schermata iniziale di Mario 64 il tasto più ha preso il posto di start, ma anche negli stessi dialoghi di Sunshine sono state introdotte le icone dei pulsanti Switch. Come se non bastasse, parliamo di un titolo che avrebbe giovato tantissimo del supporto al controller del GameCube. Sebbene sia garantito dall'adattatore USB già utilizzato in Smash Ultimate, non c'è nessuna possibilità di usufruire dei grilletti dei pad originali. Quindi l'aver lasciato questa icona è indice o di una dimenticanza clamorosa o di un lavoro svolto in modo approssimativo. In entrambi i casi, di sicuro, non un bel biglietto di presentazione. Galaxy invece è il titolo che ha retto meglio il passaggio degli anni e su cui è stato anche riposto maggior impegno per adattarlo alle potenzialità di Switch. Avevo tantissime perplessità sul sistema di controllo e devo dire che è stato svolto un lavoro egregio da parte di Nintendo. Recentemente ho rigiocato Galaxy 2 su hardware originale e credo di poter affermare in tutta tranquillità che trovo molto più comoda e alla lunga meno stancante l'implementazione del giroscopio del Pro Controller e dei Joy-Con piuttosto che il sistema di puntamento del Wiimote. In portatile poi il touchscreen è una soluzione non comodissima, ma sicuramente più funzionale di quanto avrei mai immaginato. Ci sono alcune piccole accortezze, come il poter eseguire la piroetta col tasto Y, che migliorano di parecchio l'esperienza complessiva. Galaxy, insomma, con una grafica ancora oggi splendida, i 60 fps garantiti, il supporto al widescreen e un sistema di controllo riadattato in modo intelligente, non presenta delle evidenti criticità. Ma a questo punto possiamo iniziare a parlare dell'offerta della Collection, di cosa offre la 3D All-Stars al di fuori dei tre giochi originali. Un grandissimo punto a sfavore di questa raccolta, secondo me, è l'assenza di qualsiasi tipo di personalizzazione dell'esperienza. L'unica aggiunta significativa è un menu richiamabile con il tasto meno, che permette di vedere la mappatura dei tasti, le azioni contestuali dei giochi e di tornare al menu principale di selezione dei titoli. Si accusa un po' la mancanza della possibilità di creare dei save state virtuali, ma anche semplicemente di rimappare i controlli o di aggiustare alcune preferenze basilari. Ad esempio in Sunshine è stata invertita la direzione degli assi quando si bloccano i movimenti di Mario e si controlla con lo stick la direzione dello Splat. Perché non aggiungere un'opzione, anche al di fuori del menu di gioco, che permette di impostare le proprie preferenze sugli assi X e Y? Questo è solo uno dei tanti piccoli esempi che si possono fare su questa collection dalle enormi potenzialità, ma che risulta un prodotto non rifinito. Forse non è stato assegnato un budget enorme allo sviluppo, o magari la situazione della pandemia ha fatto in modo che ci fossero numerosi problemi e ritardi durante la fase di lavorazione, ma Nintendo non poteva permettersi di sbagliare un titolo così importante. Sull'offerta contenutistica della Collection, la mia già la sapete, come occasione celebrativa la 3D All-Stars fallisce miseramente, non proponendo assolutamente nulla che vada oltre l'ossatura dei giochi principali. Il menu di selezione è impostato in modo elegante, ma sembra solo la bozza iniziale di una schermata che potrebbe contenere altrettante sottosezioni, con artwork, cenni storici, video di repertorio e quant'altro. L'aggiunta delle colonne sonore è sicuramente gradita, ma il player rasenta lo scandaloso, non c'è nessun comando che permette di andare oltre il semplice avviare e fermare la riproduzione, non c'è neanche una barra di progresso che indica l'avanzamento della traccia. Direte voi che grazie alla natura adattiva degli emulatori e all'enorme potenzialità della Collection, nulla vieta a Nintendo di aggiornare continuamente il titolo per renderlo sempre più ricco di contenuti e allo stesso tempo correggendo le numerose imperfezioni presenti al suo interno. È uno scenario
che spero si avveri con tutto il cuore, ma che senso avrebbe garantire il supporto a un titolo che già sappiamo verrà ritirato dal commercio a fine marzo. È per questo che ritengo la scelta di rendere l'operazione limitata anche nella sua versione digitale un vero insulto nei confronti del consumatore. Forse è l'aspetto più scandaloso di tutta quanta la raccolta. Un'occasione in parte mancata, ma che risulta comunque una delle operazioni nostalgia più importanti degli ultimi anni. C'è veramente bisogno di esprimersi sul valore dei giochi? Super Mario 64 ha dei controlli ostici, una gestione della telecamera pessima e una struttura dei livelli datata, ma a 24 anni dall'uscita è un gioco che ancora oggi merita di essere provato. Sunshine può finalmente ricevere la giusta attenzione che ha sempre meritato e Galaxy, Dio mio Galaxy, è un gioco che potrebbe essere uscito tranquillamente nel 2020, eppure riporta la data 2007. Finalmente si può godere di questi tre titoli in un pacchetto che vale assolutamente il prezzo di copertina. E non sottovalutate poi la possibilità di giocare in portabilità, a mio avviso una delle qualità più importanti della 3D All Stars. A conti fatti si tratta della versione migliore disponibile in commercio di questi tre titoli, ma di sicuro non di quella definitiva. Si sarebbe potuto, anzi si sarebbe dovuto fare molto di più, aggiornando in modo più intelligente e uniforme la veste grafica dei giochi, aggiungendo tonnellate di funzioni e accortezze basilari e scontate in delle remaster, e confezionando tutto in un pacchetto in grado di celebrare il 35esimo anniversario di una delle icone più importanti del videogioco. Così purtroppo non è stato, e il fatto che a prescindere da tutto ne consigli l'acquisto, questo non significa che non possa criticare il prodotto finale. Una raccolta che, se ne prendiamo esclusivamente l'offerta ludica, rasenta la perfezione, ma se ne valutiamo la cura realizzativa, raggiunge a stento la sufficienza. E con questo credo di aver detto tutto, ma proprio tutto, quello che c'era da dire a proposito della Super Mario 3D All Stars. Sono curioso di sapere la vostra, poracci, vi aspetto nei commenti. E se volete parlarne per bene mentre ci giochiamo, vi aspetto oggi alle 15 sul sito Viola. Come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro 3D, Michele All Stars, ciao!